Chopped Comics si torna negli Stati Uniti inesplorati del 1800, si torna con il corpo of Discovery, si torna con i capitani Lewis e Clark in questa distopia storica che Chris Dynges e Matthew Roberts ci hanno ormai presentato diversi anni fa e che continua ad appassionarci, giunti oggi al sesto volume di Manifest Destiny, intitolato, come sempre questi titoli alla latina, Fortis e Invisibilia, forse dovrebbe essere un et Invisibilia, dettagli, dettagli, reminiscenza del liceo classico e magari ho detto pure una castroneria. Sapete quanto questa serie mi piaccia, sapete quanto vi stia un po' ammorbando, sia il sesto appuntamento con questa serie, ma ci tengo molto a parlarne perché dopo la lettura di ogni volume ho ulteriori conferme della bontà qualitativa di questa storia. Fa parte della collana Skybound, sapete che più o meno i titoli Skybound li analizziamo un po' tutti e sapete che non sempre la qualità è eccelsa. A volte guardo la Skybound, questo dipartimento tipo X-Files della grande Image Comics, direttamente da Robert Kirkman e dai suoi tanti bracci destri, per così dire, la vedo un po' come un luogo di grande gioia, di grande fermento creativo, però anche di relativa anarchia per quanto concerne il processo creativo di una serie a fumetti. Vedo una tale eterogeneità, una tale varietà fra i titoli e anche una relativa altalenanza dal punto di vista qualitativo che mi fa pensare quanto Manifest Destiny sia un gioiellino perché è una storia che ha un ordine e una struttura, un'impalcatura narrativa davvero solida che attinge, sì, come vi ho già detto, alla storia, però la ricrea, la riplasma, aggiunge, infonde in ciò che la storia poi ci ha tramandato, ci ha insegnato, perché sapete che il Corpo of Discovery, il diario intitolato We Proceeded On, le personalità storiche dei capitani di USS Clark sono delle colonne portanti della storia degli Stati Uniti, per la nascita degli Stati Uniti stessi, per quelli che sono oggi questi due capitani che si imbarcarono assieme a un corpo d'esplorazione composto da gente di tutti i tipi, tra cui anche dei prigionieri, si addentrarono nelle terre inesplorate del cuore degli Stati Uniti. Ragazzi, non so quanti di voi hanno viaggiato negli Stati Uniti, ma parliamo di uno Stato, anzi una federazione di stati davvero vasta, che è stata inizialmente colonizzata ed esplorata a partire dalle coste, no? Dalla East Coast e dalla West Coast, e poi piano piano si è andati nel cuore pulsante di questo territorio, che è anche caratterizzato da territori piuttosto aspri, territori piuttosto difficili, che è questo Corpo Discovery, così come altri gruppi di esplorazione appunto scandagliarono, analizzarono e così da poter poi unire i due versanti, i due lati, le due coste degli Stati Uniti. Il viaggio dei nostri capitani, del nostro Corpo Discovery, di questa storia che appunto si discosta da ciò che è stata la realtà, ma lo può fare perché c'è tanto di quel. Ci sono tanti di quei fogli bianchi su cui si può scrivere, c'è tanta di quella capacità inventiva in queste storie. Ce l'hanno insegnato tanti altri fumetti, ce l'hanno insegnato tante altre serie TV, ce l'hanno insegnato tanti altri film, che si può fare questo revisionismo storico, si può aggiungere l'elemento di finzione, l'elemento di fantasia alla storia preesistente, senza arrecare danni, perché si tratta pur sempre di fiction. Siamo giunti al sesto volume, quindi questo viaggio è già cominciato da diversi anni oramai. Sappiamo quanto questo gruppo di esploratori abbia incontrato delle difficoltà che si sono manifestate e personificate in delle creature mostruose, delle creature provenienti da un altro mondo, se non da altri mondi, che a quanto pare accedono al nostro attraverso questi portali, questi Stargate, queste arcate giganti e indistruttibili che gli permettono l'accesso al nostro mondo. Ne hanno incontrate di tutti i colori. Nell'ultimo capitolo, prima di questo, questa nebbia misteriosa, questa nebbia magica, questa nebbia maligna che nascondeva tanti misteri, tante presenze, che ha fatto anche dei morti. È un momento in questo sesto volume di quiete. Il gruppo rifiata, deve affrontare l'inverno del 1804
costruisce, rinforza l'accampamento, però è anche il momento di fare un'analisi, di fare una riflessione. Ed ecco che in seno a questo gruppo si germoglia, perché qualcuno la fa germogliare, un principio di insurrezione. I due capitani verranno deposti di fatto, verranno scacciati e il gruppo cercherà di amministrarsi da sé, confidando in una personalità piuttosto ambigua che si renderà importante, si autoproclamerà leader grazie al verbo di Dio, e quindi viene fuori la religione, una religione messa quanto mai in dubbio in un'ambientazione talmente difficile, talmente contraria a ciò che i testi sacri ci insegnano. E quindi è un momento in cui il mostro sovrumano lascia spazio alla mostruosità che in ciascuno di noi esseri umani alberga. È un momento di flessione, è un momento di anarchia, è un momento di scontro. Non sappiamo come finirà, ma in tutto questo c'è sempre quello spettro, quella figura, quel conquistador che abbiamo visto, che non sappiamo ancora chi sia davvero, che si insinua, che è un po' il grillo parlante, la voce del diavolo, che cercherà di portare avanti le sue misteriose macchinazioni e chissà che non riesca nel suo piano. La violenza non mancherà, i colpi di scena non mancheranno, le matite bellissime di Matthew Roberts non mancheranno. È una storia ben fatta, ben congegnata, ben scritta e ben disegnata. Il realismo e la cura del dettaglio di Roberts, sapete che non mi lasciano assolutamente indifferente, perché la crudezza di questa storia trova la sua massima consacrazione sotto l'aspetto visivo grazie a queste bellissime matite. Quindi Manifest Destiny, volume 6, la storia continua dopo il volume 6, attendiamo quindi il 7 e come di consueto ne parleremo assieme. Ciao, Bad Comics!